Ciao ragazze, ciao ragazzi, mi viene da ridere, mia family, scusate, mi viene da ridere perché questa tipologia di video mi fa sbellicare, non lo so perché, comunque. Oggi faremo il video su in cui io compro la cosa più economica sul sito di Valentino, quindi non so che cosa aspettarmi, visto il grossissimo successo del video che avevo fatto in cui compravo la cosa più economica da Gucci e da... che cosa avevo fatto? Gucci, Louis Vuitton. Oggi faremo Valentino perché me l'avete chiesto in tantissimi, veramente, ho ricevuto un sacco di domande e mi chiedete in tantissimi di fare anche quello su Chanel, che però è un po' difficile perché Chanel non ha un online store, quindi vedrò se riesco comunque a farlo dalla boutique. Sono già pronta con il mio computer, ovviamente è rosa, non potevo essere rosa, sì! Vabbè, lo conoscete tutti ormai perché vi sto mostrando le cose che già sapete tutto e sono pronta per fare questa esperienza di nuovo con voi e vedere che cosa ne viene fuori. Io ho sempre paura perché poi alla fine non so mai che cosa compro, che cosa cavolo mi capiterà, cioè tipo come gli incensi con Gucci. Vedremo un po'. Allora, bene, siamo sul sito di Valentino e c'è un camaleonte e questi occhiali rotondi che assomigliano un po' a quelli che ho. E poi vari capi di abbigliamento. Che cosa c'è? Trovo la boutique più vicina. Allora, dove ci lanciamo stavolta? Lanciamoci su donna, tanto per vedere, vabbè. Allora, questa borsa rossa è bellissima, la adoro. Mi piacciono un sacco le nuove borse Valentino. Inizialmente non mi piacevano, adesso mi fanno impazzire. Vediamo un po' che cosa c'è. Abiti, tanto per farci un'idea sul prezzo, ragazzi. Abiti, abbiamo questo abito da sera intarsiato da 8.500 euro, che poi immagino dura per sempre, tu passi ai figli dei tuoi figli che lo passano a sua volta. Poi vabbè, questo abito big stripe è molto molto carino, 3.500 euro, e vabbè, e poi devo dire che sono tutti bellissimi, cioè guardate questo rosa quanto è bello, 1.980 euro. E quindi sì, beh, direi che abito ricamato 14.000 euro, ragazzi, questo abito costa 14.000 euro. Wow, cioè, wow, non capisco come mai questa differenza di prezzo enorme rispetto agli altri. Comunque, 14.000 euro, devo dire che a vederlo non immaginerei mai che costa così tanto. Non credo che in questa... sezione noi troveremo la cosa che costa di meno, la cosa più economica, quindi direi di cambiare sezione. T-shirt e felpe, cappotti e giacche, camicie e top, maglioni e cardigan. Io direi che tutte queste sezioni possiamo tranquillamente cancellarle, immagino. E gonne, pantaloni e shorts, beachwear, proviamo a vedere beachwear, magari c'è un paio di ciabatte, costume 450 euro. Beh, devo dire che rispetto ai 14.000 di prima già si ragiona, e 650 euro, questo è un po' più elaborato. E abbigliamento scartato, proviamo a vedere le borse, tanto per, anche se immagino che sicuramente nemmeno in questa sezione troveremo. E sì, beh, questi sono la piccola Rockstad 1680, quella più grande con tracolla 3100 euro. Abbiamo, sì, 1890, 1680, quella un po' più piccolina. Insomma, i prezzi più o meno li immaginavo. Questo è quanto per le borse, sicuramente non troveremo qua l'articolo che costa di meno. Vogliamo provare magari le clutch, tanto per... vediamo almeno se non altro su che prezzo siamo. Che belle! Allora, 1250, 1300, vabbè, costano poco poco meno rispetto alle borse grandi, non c'è tantissima differenza. Scarpe, anche qua non credo sinceramente che noi avremo fortuna se vogliamo trovare la cosa più economica. Scarpe, ballerine, sandali, slides and thongs, stivali, stivaletti, sneaker, lace up, mocassini e monk, zeppe. Ma proviamo a vedere magari le slides, vediamo che cosa mi propongono, magari un paio di... veramente un sandalo, una ciabatta, non lo so, in gomma fatiscente, non credo che la troveremo su Valentino. E abbiamo l'infradito con visone, io non ci posso credere, ma chi si mette l'infradito? Cioè poi in pelliccia, di visone, l'infradito. Che qui, al di là ovviamente del discorso sulla pelliccia in sé, ma cioè...
oh mio Dio, non sono neanche belle, cioè sono veramente oscene. Infreddito con visione. E questa è la voce del commesso di Valentino. Assomiglia molto a quella del commesso di Gucci, mi rendo conto. Vediamo, ma non c'è una descrizione. Che cosa, cioè, info prodotto. Descrizione. Infreddito Valentino Garavani, perché non lo sapevo che era di questo brand. Infreddito Valentino Garavani con cinturini ricoperti in visone bicolore. Suola in gomma. In gomma, eh? Made in Italy. Beh, almeno questo. Dettagli. Punta tonda, fantasia bicolore, suola di gomma, di nuovo sotto quello. E beh, sì, no, cioè io sono abbastanza scioccata. Dopo l'infradito in visione penso di aver visto tutto nella vita. Continuiamo questo nostro viaggio nel lusso più estremo. Ciabattina Rockstar 550 euro. Sandalo con logo VLT. N, immagino sì, 740 euro ed è un sandalo, cioè è praticamente una ciabatta di gomma. E però loro la descrivono così: sandalo in gomma con fascia decorata con cristalli Swarovski di diverse dimensioni. Ci sono i cristalli Swarovski, però questo sicuramente fa aumentare di molto il prezzo. Logo VLTN in cristalli Swarovski a contrasto colore. Notare come ripetono sempre le stesse cose in modo da farlo sembrare più pomposo. Soletta sagomata anatomica in gomma. Anatomica, eh? E suola decorata con motivo camouflage. Made in Italy. Disponibile solo in boutique. Non potevamo neanche comprarle, però non credo che... spero, almeno mi auguro, di trovare qualcosa che costa di meno, sinceramente, perché se devo comprarmi queste, veramente, cioè, non c'è più speranza. Sneaker, beh, a questo punto io lascerei stare anche i sandali e roba del genere, perché c'è meno delle ciabatte in gomma, non so che cosa possa costare. Accessori, piccola pelletteria, proviamo piccola pelletteria, magari troviamo un portachiavi. Portacarte 220 euro. Questo c'è solo in boutique, non si sa perché. Portacarte Rockstad, portamonete. Beh, sono molto carini, devo dire. Mi piacciono molto. Ah, c'è anche quello fucsia, che carino. Sono molto belli, anche quello nude è davvero carino. Portamonete. Però siamo come prezzi veramente non... cioè, vedi tutti, vediamo tutti. Gatto Denver. C'è Gatto Denver qui, ovviamente, come al solito. Portafoglio, beh, sono bellissimi, bellissimi, però devo dire che come budget spero che riusciremo a trovare qualcosa di più economico. Quindi ritorniamo, allora, piccola pelletteria, scartiamo direi. Gioielli, ah no, ma aspettate un attimo, piccola pelletteria si può. Ordina per. Prezzo crescente, ci piace, in questa tipologia di video i siti che hanno la ricerca per prezzo crescente ci fanno comodo, vuol dire che il primo sarà quello che costa di meno in tutta la categoria, 200 euro, ok, no, ok, spero che ci sia qualcosa che costa di meno, se no dovremmo prendere il portacarte Rockstad da 200 euro. Vediamo che cosa c'è, anche perché non mi piacciono tanto, sono più belli i portafogli secondo me. Proviamo con i gioielli, io facciamoci del male, proviamo con i gioielli. Orecchini, ordina per prezzo crescente. Bracciale Rockstar 140 euro, beh, devo dire però che come gioielli di questo brand costano poco. Di solito costano molto di più i gioielli dei vari brand di alta moda. Spero ancora che troveremo qualcosa che costa di meno. Secondo me qualcosa che costa di meno c'è. Deve esserci, dai, non può essere 140 euro. Accessori tessili. Che cosa vuol dire? Stola. Oh santo cielo, 360 euro. Ordina per prezzo crescente. Calzini. Calzini in seta. Calzini in seta. Sono bruttissimi. Cioè, scusatemi, ma sono veramente brutti. Cioè, a vederli qua sembrano pure tutti sgualciti. Calzini in seta 90 euro. E dopodiché arriviamo alle scarf. Cioè, non dicono sciarpa, dicono scarf in inglese, che fa più figo. E calzini in seta 90 euro. Spero di non dover prendere questi. Vi devo dire la verità. Se tipo con Gucci, no, anche con Gucci non volevo prendere quei cavolo di bastoncini di incenso. I bastoncini che avevano pagato un occhio della testa. E, però i calzini in seta, questi sono veramente orribili. E non penso che li userei mai. Quindi
vi prego, pregate con me in questo momento che ci sia qualcosa che costa di meno, se no dovremmo veramente prenderci questi calzini osceni. Tracolle e charms, vediamo, fatti prego che ci sia qualcosa. Allora, ordina per prezzo crescente. Dopo questo video Valentino toglierà il prezzo crescente sul sito, già immagino. Mannaggia, questo costa, quello che costa di meno è il charm da borsa porta specchietto Rockstad da 220 euro. Charm da borsa porta specchietto Rockstad Valentino Garavani in vitello. Ovviamente devono ripetere costantemente il marchio, perché non lo sappiamo, siamo su valentino.com. Specchietto interno, certo, uno specchietto borchie, moschettone e anello brisè in metallo, finitura platino. Che cosa vuol dire brisè? Non si sa. Chiusura, secondo me si inventano queste parole che fanno molto figo, tutte con l'accento sull'ultima vocale, che fa molto French, fa molto François, eccetera, però nessuno sa che cosa vuol dire. Chiusura con bottone a pressione. Wow, bottone a pressione, il classico bottone che si chiude facendo click. Bottone a pressione, diametro 8 cm, made in Italy. Borchie, tinta unita, i dettagli, no vabbè, spero di, purtroppo sarei stata molto più felice di comprare questo charm piuttosto che quei calzini orrendi. Donna, e cinture, proviamo, non credo che ci sarà qualcosa che costerà meno, sicuramente. Cinture, ordina per, che belle, sono veramente molto belle le cinture. 290 euro, che carina, Dio, sono bellissime queste cinture, guardate questa rosa, anche qui sotto ce n'è una rosa, no vabbè, bellissime, bellissime, no, niente, cinture anche queste, no, fuori budget, noi stiamo cercando il prodotto che costa di meno, cappelli e guanti, non ci credo, occhiali, occhiali, vediamo, vediamo, magari c'è un occhiale senza lenti, usato, non lo so. Ordina per, ormai abbiamo capito, prezzo crescente. E occhiale accettato, 190 euro. No, no, no. Purtroppo i calzini costano 90, mannaggia. Mannaggia, secondo me li hanno messi a 90 euro perché nessuno li comprava. Fragranze, fragranze, ragazzi, me lo sento che le fragranze mi salveranno. Mi salveranno, ti prego, fa che ci sia un profumo che costa meno di 90 euro. 120. Non ci posso capire. 80! Sì! Entusiasmo, ma non si può ordinare per prezzo crescente, no. No, perché le fragranze sono da poveri e costano già poco di per sé. Oh! Valentino Donna Hair Mist, 45 euro. Allora, guardiamo giù se c'è qualcosa che costa meno di 45 euro, ma ragazzi, secondo me la vedo molto dura. Ma già io mi ero emozionata per gli 80 euro, perché nella mia mente i calzini ci ho messo la croce su. Grazie al cielo, non mi devo prendere quei calzini terribili. 150 euro, no. Questi sono, sì, questi sono un po' tutti i profumi e penso proprio, tra l'altro, Hair Mist, cioè questo è un profumo per capelli, ragazzi. Valentino Donna Hair Mist 30 ml, 45 euro. Ok, secondo me è un campioncino grande così. Descrizione, scusatemi, ma devo fare la voce del commesso di Valentino. Un gesto di grandissima delicatezza, il profumo per capelli Valentino Donna fa splendere i tuoi capelli mentre emana con raffinatezza, perché non poteva emanare la fragranza e basta, deve emanarla con raffinatezza, mentre emana con raffinatezza la sua fragranza, l'essenza di rosa, ma quanto si sentono fighi quelli che comprano sta, cioè vi giuro, mo. L'essenza di rosa generosamente mescolata con note di bergamotto e giaggiolo, anche qua non si sa che cosa sia, illumina questa fragranza con un ricercato splendore. Le note intense e calde del cuoio si fondono con il patchouli e con la vaniglia per una delicata sensualità. La superficie di vetro della bottiglia è interamente intagliata in prismi simili a borchie. Simili? Che ricordano anche il bugnato di un palazzo italiano. Oh mio Dio! Sapete che cosa mi ricorda questo? Avete presente i temi a scuola? Quando tu praticamente dovevi parlare di una roba e tentavi di... dovevi fare minimo, che ne so, 3000 parole. Quindi dovevi tentare di allungare quanto più possibile tutte le tue descrizioni e tutto il tuo tema. E quindi arrivavi ad un papiro tanto, però praticamente non dicevi niente. Ecco, secondo me questo è uguale. Cioè, io vi giuro, questa era la mia tecnica. Scrivevo dei papiri lunghissimi, però alla fine continuavo a
ad aggiungere aggettivi e roba, cioè che si poteva tranquillamente togliere, e secondo me qui hanno fatto la stessa identica cosa. Dettagli, cioè, perché vi giuro, 50 righe di descrizione per un profumo per capelli che ancora evidentemente saprà di vaniglia, e emana con raffinatezza la sua fragranza. Questa mi è piaciuta un sacco. Beh, io direi che ci siamo. Aggiungi alla shopping bag, perché veramente proviamo, cioè, altre su Gifts, che cosa ci può essere su Gifts che costa meno di... no, vabbè, qui ci sono tutte robe super. World of Valentino, vediamo, secondo me meno di 45 euro non è possibile, cioè, non è possibile. Servizi in boutique, no, qui ci sono news, qui ci sono i vari ad. Uomo, vediamo se Uomo ha qualcosa. Fragranze, perché alla fine ho capito che fragranze è quello che costa meno. 102 euro, 73 euro, 93 euro, 110 euro, 150, no, la sezione uomo non ha questo hair mist, e quindi io, ragazzi, penso proprio abbiamo visto tutto, non c'è altro. Uomo, donna, give, sì, abbiamo visto tutto, ragazzi, è ufficiale, sono troppo contenta di non dover prendere quei calzini orribili, e beh, non lavorerò mai con Valentino, questo si è capito dopo questo video. Valentino Donna Hair Mist 30 ml, 45 euro, ragazzi. C'è anche la fotina con la scatola qua, fantastica. E pure una bellissima boccetta rosa. Non ho hermi, non ho profumi per capelli, vi devo dire la verità, quindi secondo me è una figata. Non che mi serva del profumo per capelli, perché io li lavo, cioè, voglio dire. Però magari uno che, boh, che ne so, oggi non mi va di lavarli, e poi emana questa fragranza. Beh, aggiungi alla shopping bag, aggiungi alla shopping bag, aggiungi. Procedi all'acquisto e vai, ci siamo, mi sa che ci siamo. Sono, vabbè, tipo di, perché arriva a 50? A tipo di spedizione 5 euro. E vabbè, paghiamo pure 5 euro. Poteva almeno essere gratuita, Valentino, perché c'è pure tu, quasi tutti hanno la spedizione gratuita. E beh, almeno l'utilizzo della carta di credito è gratis, grazie, almeno questo. Quindi alla fine abbiamo, si può scegliere la spedizione standard entro 3-4 giorni lavorativi, 5 euro. Se poi tu vuoi quella entro 1 o 2 giorni lavorativi, quella express, 20 euro, che costa praticamente è la metà del prezzo di quello che acquistiamo. Non penso che sia molto, e di meno non c'è, quindi dobbiamo per forza fare standard e consegna entro 3-4 giorni lavorativi. Abbiamo 45 euro questo profumo per capelli più 5 euro di spedizione. Procedi, e io adesso procederò all'acquisto, ragazzi. Ovviamente non vi farò vedere tutti i dati delle mie carte eccetera, e procedo all'acquisto. Noi ci vedremo tra qualche giorno, a questo punto qui c'è scritto 3-4 giorni lavorativi, e vedremo un po' che cosa vi arriva. No, vabbè, ragazzi, io sono scioccata, non so neanche se sono passati 4 giorni mi sa sono passati, ma io sono letteralmente scioccata e non riesco a crederci che il pacco di quel profumo per capelli sia questo. Cioè, non so se voi vi rendete conto della grandezza, della enormità infinita di questo pacco, ma cioè è enorme, ragazzi, e il profumo per capelli quanto potrà essere grande, così... così, così, io pensavo fosse un campioncino. A questo punto non so più che cosa aspettarmi, mi sarà arrivata una bottiglia da 10 litri. Questo è il pacco che veramente, cioè, io non so che cosa pensare. Allora, l'unica cosa che ho fatto è stata tagliare con la forbice lo scotch, così da riuscire ad aprirlo con voi, però non ho visto niente, ok? E non so, secondo me hanno sbagliato, secondo me mi hanno spedito, ma che ne so, gli scarponi da sci, non lo so. E questo è il pacco, cioè no, io non ci posso credere sia così grande. Notare questo, a malapena riesco ad aggiungere, ok? Questa è la scatola, ma avevano esaurito le scatole piccole, cioè io non riesco a crederci. Tiriamo fuori la scatola intanto Valentino, dallo scatolone. Effettivamente, ok, questo potevo metterlo via. Effettivamente è molto leggera questa scatola, però, cioè,
quando compri una borsa te la danno così grande la scatola, ok? Ma nemmeno, aiuto, sto per distruggere tutto il mio studio. Ma nemmeno quando compri una borsa ti danno una valigia così, cioè una scatola talmente gigantesca. Comunque, beh, il logo Valentino fa molto figo. Ok, qui mi sto già rendendo conto. Beh, fa un po' paura, sinceramente. Questo è il contenuto. Sembra che io abbia ordinato una bomba, praticamente. Perché c'è notare tutta la plastica attorno e poi questo pacchetto con questo enorme simbolo rosso con il fuoco. Che cosa c'è scritto? Perfumery Products. Ok, quindi prodotto di profumeria. E in tutto questo ambaradan, tutto questo casino, dentro c'è questo. Tutto il resto sono e plastica, praticamente plastica, plastica, tanta 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 plastica che io adesso ho ovunque. All'interno altra plastica, primo strato, altra plastica, devo dire che ok, altra plastica, altra plastica, altra plastica, tanta tanta plastica che non finisce mai. Ma che è sta roba? Ok ragazzi, e questo è il nostro hair mist, profumo per capelli. Io non so se voi vi rendete conto della grandezza enorme di questo pacchetto, di questo pacco gigantesco, tutto per questo. Io non ci posso credere. Altra plastica, ovviamente. Guardiamo l'ambiente. Ok, altra plastica. All'interno, che strano, perché c'è un fazzolettino di carta. Non lo so, forse mi sembra molto strano. E c'è questo fazzolettino di carta che non profuma, non ha la fragranza. Sì, è proprio un fazzolettino di, non si sa perché, forse ti metti a piangere perché quello che hai ordinato costa troppo poco, quindi per gli standard di Valentino. E questo è il nostro pacchetto. Beh, devo dire che è molto carina la scatola. Quindi apriamo altra plastica e ta-da, ta-da, ta-da! Applausi. Ok, ola da stadio e l'onda. Ok, Valentino donna parfum pour les cheveux, profumo per i capelli. Devo dirvi che sono contenta alla fine che il prodotto che costava di meno su tutto il sito era questo, perché non ho un profumo per capelli, mai avuto, cioè non sapevo neanche che esistesse, se devo essere proprio sincera. Ta-da! Che figo, è molto carino, mi piace un sacco, mi piace tanto tanto tanto. Me lo aspettavo, non lo so, avevo un po' il dubbio se fosse un mini mini size, tipo piccolissimo, oppure se fosse più grande, proprio quello come i profumi. Invece è praticamente una via di mezzo. Però posso dirvi la verità, la boccetta è stupenda, è davvero davvero bellissima, molto molto chic, tutta in vetro con queste, con la forma di tutte queste borchiette che sono un po' l'icona, insomma il simbolo di Valentino. Mi piace molto, devo dirvi, mi piace davvero davvero tanto e sono contenta di averlo lì nella mia collezione. Lo metterò ovviamente vicino alla mia collezione di profumi nella cabina armadio. Ma la boccetta è bellissima, è davvero una delle boccette più belle che ho, è molto molto carina, molto ricercata. Cerchiamo un po' di aprire, adesso spacco tutto, come si apre. Ok. Oh. Ok, il profumo è davvero davvero buonissimo. Io non so se sia quello che avevano scritto loro, patchouli misto vaniglia misto bergamotto, non so che cavolo sia il patchouli, né tantomeno il bergamotto, mi sembra un fiore, è un fiore il bergamotto, un frutto, Dio che figure. Comunque, mi sembra, beh, una cosa che so che cos'è è la vaniglia e vi dico che si sente, ma si sente che è anche un po' più floreale. Vabbè, io ho risaputo che non so descrivere i profumi, cioè a questo punto spruzziamolo sui capelli, visto che è fatto per i capelli. Cioè, il primo ingrediente, tra l'altro, vedevo sulla scatola mentre aprivo, è alcol. Non penso che faccia tanto tanto bene ai capelli, sinceramente, adesso che ci penso, specialmente io che l'ho caratina. Facciamolo da lontano. Ok, mi è entrato ovunque negli occhi. Oh! Dio, questo profumo è buonissimo, buonissimo. Penso che sia tipo 5 euro a spruzzo. Non sto scherzando. Buonissimo. Non so se i miei capelli profumeranno di questo coso o se ne ho spruzzato troppo poco, però, cioè, secondo me, alla fine, posso dire una cosa. Se volete il profumo di Valentino e volete spendere di meno, invece che comprare il full size profumo donna, comprate questo che costa tipo, cos'era, la metà rispetto agli altri profumi, e alla fine è la stessa identica cosa. Loro lo vendono con profumo per capelli, però
sinceramente, se devo essere sincera, va benissimo anche come profumo per il corpo, come fragranza. Quindi è, mio Dio, è davvero paradisico, è proprio buono, buono, buono. Non so se lo vendono nelle boutique, ma sì, penso di sì. Ma è, non l'ho mai notato, non lo so, non sapevo nemmeno che esistesse un profumo per capelli. Mi piace tanto, vi immaginate se ricevevo, se dovevo comprarmi i calzini orribili da 90 euro in seta? Però erano in seta, però no, sono molto molto contenta e felice di aver comprato questo per fortuna, perché questo è, adesso possiamo dirlo, è il prodotto, è la cosa, è quello che, ma come cavolo lo devo descrivere? Questo è quello che costa di meno sul sito di Valentino. Hola, l'abbiamo detto. Ed è anche una, vabbè, la mia emozione per questo, che mi piace molto, si è capito. Penso che però con i 4 spruzzi che abbiamo fatto siamo già scesi tipo a qua. Quindi non so se durerà tantissimo, ma magari lo lascio lì e lo ammiro, perché oh, è bellissimo poi adesso questo profumo. Lo adoro, lo adoro, è bello e buono. E questo è quanto, spero vi sia piaciuto questo video. Se volete anche quello di Chanel, vi farò anche quello di Chanel, ma dovrò andare nella boutique perché appunto Chanel non vende online, mannaggia, mannaggia voi. E quindi basta, questo è quanto, spero vi sia piaciuto, vi mando un bacio enorme, mia family, vi abbraccio anche forte 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 fortissimo, perché sapete che vi voglio sempre tanto tanto bene. E niente, noi ci vediamo, questo video lo vedrete lunedì. Ho sempre questi momenti che ci devo pensare, non sono mai sempre dritta, spedita. Questo video lo vedrete lunedì, quindi noi ci vediamo domani, che è martedì, con un nuovo video. Ciao!